bella giornata di mare. Alexa, accendi lampada. No, davvero, non c'è Alexa in vacanza. Però c'è il mare, appunto. A te la linea, Mick. Grazie per la linea, Marco. In questo video vorremmo spiegare un attimino l'importanza per noi della domotica, non solo per quanto riguarda il poter comandare a voce tutta la casa o comunque la buona parte della casa, ma anche per un altro motivo che a breve vi spiegheremo. Ma prima di tutto questo, sentiamo intanto di chiedere ad Alexa qualcosa di nuovo. Alexa, ci sono novità su YouTube? Drone and Adventure ha un ospite importante, connettiti con loro. Ottima idea. Perfetto, ci colleghiamo allora con mio fratello di nuovo, che ci presenterà questo ospite speciale che ci spiegherà perché nel nostro caso, nella nostra famiglia, la domotica è stata un qualcosa di veramente importante. A te la linea, Marco. Ed eccoci qua, ragazzi, a parte gli scherzi, vi presentiamo oggi il nostro padre. Ciao. Allora, io sono con gli occhiali non perché non mi voglio far riconoscere, no, sono ipovedente e grazie a loro, ai miei figli, a casa riesco molto molto bene a districarmi nella camera da letto, nella sala, in cucina. Questo perché? Perché c'è la domotica, non sottovalutatela, è ottima, è gestita come si deve, non ve ne pentirete. E niente, ragazzi, quindi la usa per accendere la televisione, giusto pa? Giusto. Per accendere le luci, ascoltarsi la musica, il climatizzatore, tutto da solo. Prima magari giustamente doveva chiedere a qualcuno, adesso chiede ad Alexa direttamente. Sì, è diventata una grandissima amica. Non lo dite a mia moglie, mi raccomando, che resti tra di noi. Ciao ragazzi, sono un po' triste, sono tornato a casa e stavo meglio al mare. Niente, vi dimostro alcune cose che sono utili qui a casa mia. Allora, cominciamo. Alexa, abbassa tapparella. Alexa, stop. Ecco, questa è una delle funzioni. Altre funzioni possono essere il climatizzatore. Entro in casa, c'è un caldo, stava meglio al mare. L'acqua che stava meglio, vabbè, comunque. Alexa, accendi il climatizzatore sala. Non so se avete sentito, è partito. Sì, io qui lo sento perché mi arriva l'aria. Ecco, e come l'ho acceso, posso, adesso non lo spengo che sono già sudato. E come posso fare questo? Lo posso fare in camera, la luce in bagno, che non so se è accesa, vabbè, non serve, comunque lasciarla accesa, come vi dicevo, costa. La tapparella è molto importante perché qui bisogna stare attenti che sono tutti onesti, è meglio che ci mettiamo al riparo. Altra dimostrazione, quando c'è mia moglie che deve andare in cucina, Alexa, accendi neon. Adesso non so se lo vedete, non so se l'hai acceso o no. L'hai acceso, Simo? Oui. Ok. Alexa, spegni neon. Presumo che l'abbia spento. Alexa, quando sono un po' giù, mi risento le canzoni del mio paese. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Stavo parlando, allora lei ha sentito. Alexa, riproduci Renato Carosone. Riproduco in ordine casuale i brani di Renato Carosone. Ascoltate che è molto bella sta musica. Alexa, stop. Ok, ragazzi, ci vediamo per un prossimo video. Ciao ragazzi, se avete bisogno contattate i canali dove i miei figli pubblicano le varie cose. Ok, ciao ragazzi. Quindi, come abbiamo sentito, nostro padre, che è ipovedente, ha tratto molti benefici dalla domotica grazie ad Alexa. Ed è per questo che noi stiamo cercando di scoprire sempre più cose inerenti il mondo della domotica. E Alexa ci offre buona tecnologia ad un prezzo low cost. Io direi che per questo video è tutto. Volevo ringraziare mio padre e mio fratello. E al prossimo video, ragazzi. Ciao!